Ma insomma, non c'è nessuno qua? Permesso? Ah no? Permesso? Ah, ma qua c'è un sacco di gente, forse qui riesco anche a trovarlo. Ciao a tutti! Ciao! 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 Sono stato mandato da Dio. Beh, Dio in persona, eh? Mi ha detto, va, devi andare, c'è qualcuno che devi trovare. E beh, io sono andato, ma non mi ha detto, ma non mi ha detto chi devo cercare. Ma non mi ha detto chi devo cercare. Non mi ha detto nemmeno se è maschio o se è femmina. E io chi cerco? Sono arrivato qui a lì. Ho cercato qualcuno. Ho cercato qualcuno qua lì, ma di speciale non ho trovato nessuno, eh? Niente! Nada! Niente, non è successo niente! Tutto a posto! Tutto a posto, bambino, guarda, sono ancora. Niente, qualche matto qua e là l'ho trovato. Non ci ha fatto niente, non ho fatto niente. Niente, me ne vado, vado sul quarto. Io ho trovato qualche matto, ma a me serve qualcuno. Serve qualcuno di speciale. Perché? Se lo ha scelto Dio è qualcosa di speciale e dovrà saper fare. Per caso non è che tra di voi c'è qualcuno che sa fare qualcosa di speciale? Nessuno. Io ho sentito un io. Dio? Io? Ah, tu, e cosa c'hai a fare di speciale? Dimmi. Cosa sai fare di speciale? Piano, perché sono... Bravo! Non è semplice trovare un bambino che faccia silenzio! Bravo! Ma come una cosa speciale! Guarda, applauso per il bambino! Devi guardare lo specchio. Segui le emozioni che si riflettono nello specchio per scegliere secondo il cuore di Dio. Eccolo qua, eccolo qua. Guarda! È Dio, è Dio. La vita dei profeti è sempre queste voci nelle orecchie. Allora, è Dio. Ah, ma scusate. Ah, beh, fermi. Ma già non ci siamo presenti. Non ci siamo presentati! Io mi chiamo Samuele e sono un profeta. Come? No, non sapete chi è un profeta? Ah, allora lui va al catechismo, ma là sopra nessuno che va al catechismo, eh? Bene, bene. La definizione esatta. Allora, un profeta è una persona scelta da Dio per parlare per conto suo al suo popolo. Avete presente Elia, Geremia, Isaia? Ecco, grandi persone scelte da Dio per curarsi del suo popolo. E cosa dico a fare? Modestamente, io sono uno di loro. Sì, io sono un profeta. Ma torniamo alle cose serie. Ecco, lo specchio, vediamo. Bello, un bello specchio. Sì, bella fattura. Ma io non vedo niente. Voi vedete? Io sì! Io sì! Vediamo qualcosa in mezzo. Qui c'è scritto che i bambini non vedono niente. No, vedono, vedono. Però forse i ragazzi
che stanno dietro lo specchio sanno qualcosina in più, perché sono vestiti in maniera un po' strana. E per caso voi non è che conoscete qualcuno di speciale oltre al bambino? Nessuno. Pace a te, Samuele, pace a te. Pace. Io sono Yes e questa è la mia famiglia. Noi veniamo da molto lontano, siamo una bella famiglia. A che cosa dobbiamo la presenza di un grande profeta tra di noi? Sono stato mandato dal Signore per cercare una persona speciale che dovrà essere la protagonista di un viaggio bellissimo. Un viaggio bellissimo? Oh, benedetto sia il Signore! Lo sapevo che sarebbe arrivato a chiamare qualcuno di noi. Magari non chiamerà più me perché io ormai sono vecchio, ma i miei figli sì, Samuele, guarda, la mia famiglia, eccoli qua, sono giovani, sono forti, sono coraggiosi. Ecco, ti presento Eliab. Eliab è il mio figlio maggiore, eccolo qua. È forte, è valoroso. Sì. Potrà essere lui. Deve essere proprio lui, perché. Sì, era proprio la parte. È perfetto. Sì, è lui. L'abbiamo trovato. Sì. Io sono convinto che. Samuele non è lui. L'avevo detto io che non era lui. Yes, mi dispiace, ma. Eliab non è stato scelto da Dio. Posso vedere tra i tuoi figli se c'è qualcuno? Certo, Samuele, prima sia fatta la volontà di Dio. Ricorda, Samuele, non guardare alla sua vita, né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non guarda a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Credo di aver capito, Yes. Dimmi, Samuele. Non è per caso che tu hai ancora un altro figlio? Sì, ne ho ancora uno, ma è il più giovane. Adesso è a pascolare il gregge. Mandalo a chiamare, Yes, mandalo a chiamare. Credo di aver capito chi Dio ha scelto. Presto, allora, andate a chiamare Davide. Davide dall'altra parte. Davide, vieni, Davide, adesso ti presento Samuele, mi raccomando. Vieni avanti, Davide. Samuele, ecco Davide, ecco qua. Vieni, dritto. Davide. Non credo proprio che sia lui. Ma sei brutto, eh. Ma quanto sei brutto. Perché hai piedi lunghi. La gobba. E cosa hai mangiato con le belle? C'è un fiatella qui che non ho capito. Ma sei brutto, eh. Ma non credo proprio che sei tu. Uno brutto così proprio io non lo sceglierei mai. Però, Dio mi ha detto. Dio mi ha detto che lui sceglie guardando il cuore. Samuele, l'hai trovato, è lui il prescelto. Ecco la meraviglia dei miei occhi! Sia benedetto Dio, lo sapevo! Dio, è tuo figlio! È tuo figlio! È lui! Dio ha scelto tuo figlio! Te l'ho detto, bello! Grazie, Signore, grazie! Chiunque! Mia forza e mio canto è stato il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Allora. Davide, tu sei stato scelto da Dio. Sì, Davide. No, io sono Don Davide. Davide. Sono io. Davide. Così non vedo. Davide. Non mi confondevo. Dio ti ha scelto.
tu sarai il re del suo popolo, il re di Israele. Fantastico! Fantastico. Bene. E adesso? Cosa facciamo? Ma Dio mi ha scelto. Diventare re. Ma cosa vuol dire diventare re? Allora, fermati, Perché non si diventa re da un giorno con l'altro, Davide. Guarda. Oh, da tutta sera che ce l'ho. Qui c'è un contratto. E sul contratto, come vedi, c'è scritto che dovrai fare un viaggio, conoscere tante persone, essere determinato, prenderci cura di loro, anche perdonare, nonostante hai torto col cuore, dovrai pure perdonare. Okay? Poi c'è scritto, vedi, dovrai provare ad essere abile nelle arti, nella musica, nella danza, come i tuoi fratelli, ok? Quello ci siamo. E dovrai coltivare il seme dell'amicizia. Bene, ok, qua ci siamo e vedi. E dovrai essere in grado di divertirti facendo tesoro di questo tempo. Beh, direi che sono tutte cose che sono in grado di fare. Voglio dire, bambini, divertirsi con gli amici, andare in bicicletta, avventure emozionanti. Voi siete capaci? Sì! Più Dio mi ha scelto per diventare il re del suo popolo, direi che possiamo accettare. Accetto? Sì! Non ha sentito? Sì! Secondo me possiamo accettare, direi che possiamo partire. Andiamo, presto, via! Piano. Non ci saranno solo momenti belli, ok? Ci saranno anche momenti difficili, di sconforto, dove non ci si divertirà, ok? Dovrai affrontare prove difficilissime, potresti cadere nello sconforto, potresti perdere addirittura la fiducia in Dio, non lo vorrai! Vedrai delle cose che noi umani, questa è un'altra storia. Bravo! Perderai la fiducia in te stesso, il viaggio sarà difficilissimo, incontrerai delle cose terribili e durante il tuo percorso di viaggio potresti anche rischiare di perdere la vita. Guarda tu stesso! Niente, lascia stare, non ci siamo. Come l'ho detto, io vado a pascolare il mio gregge. Potevo rimanere offeso. Oddio, va bene mettere a prova sto ragazzo, ma così. Io sono un profeta e ho 157 anni, ma di cose così non le ho mai viste. Però, che vuoi farci? Ragioniamo. Allora, Dio, adesso, Dio ti ha scelto, giusto? Giusto. Il destino è nelle tue mani, ok? Le scelte sono tue, avrai Dio con te, perché quando Dio fa una promessa o stringe un'alleanza, stai tranquillo che è di parola, e lo diciamo anche in chiesa, parola di Dio, ok? Beh, allora se Dio sarà sempre con me, direi che posso fidarmi. Sì, e dovresti anche aprire il tuo cuore. E ci può stare. Sì, se riuscirai ad aprire il tuo cuore e accoglierlo,
vedrai che ogni paura verrà superata e ogni paura verrà scacciata. Perfetto, allora possiamo partire. Che dite, ragazzi? Adesso inizieremo questo viaggio assieme a Davide e lui ci accompagnerà per tutto il percorso del Grest.